Buongiorno, benvenuti a un nuovo appuntamento con Spunti e Spuntini. Oggi cominciamo la nostra trasmissione tornando a parlare della rubrica Ragazzi tra le pagine di esperienze positive che vede protagonisti i giovani e le loro passioni per la lettura, ma anche per le attività culturali in generale. Oggi Ilaria Vanni è andata a sentire e a vedere quello che succede allo spazio QBR di Saione, lo spazio attivo dopo scuola, dove si svolgono letture a voce alta e anche insieme agli animali, quindi si studia e si gioca anche insieme con gli animali. Poi approfondiremo questo argomento in studio con la dottoressa Denise Pantuso, che è psicologa e psicoterapeuta dell'Associazione Girotondo Intorno al Sogno, che è in collegamento. Buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno. E con Elisa Mengozzi, che è istruttore cinofilo. Benvenuta. Grazie, buongiorno. Vediamo intanto che cosa hanno raccontato i ragazzi a Ilaria Vanni. Lo spazio Quei Bravi Ragazzi, aperto da alcuni mesi in zona Saione ad Arezzo, è sempre più un luogo pulsante e vivace con le sue proposte di attività laboratoriali pomeridiane per ragazze e ragazzi. Tra queste c'è la lettura ad alta voce collegata alla pet therapy. Associazione Pratica, insieme anche a Nausicaa Love, si occupano di lettura ad alta voce ormai da moltissimi anni e si occupano anche del valore orientativo della lettura. Ed è per questo che quando è stato pensato lo spazio educativo di Quei Bravi Ragazzi, la parte legata ai libri, appunto al mondo della lettura, è stata assolutamente imprescindibile. Non avremmo mai pensato a questo spazio senza i libri, senza le storie e senza appunto la lettura. Ecco, da qui è nata l'idea di dedicare una parte delle attività che i ragazzi quotidianamente svolgono qui da voi anche al rapporto con gli animali. Esatto, sì, in questo caso c'è stata un po' una parte mia anche di grande amore per i cani e il fatto che appunto conosco Elisa Mengozzi ed abbiamo pensato di unire le due attività. Comunque il cane abbassa un po' anche tutto quello che è a volte l'ansia o comunque aiuta in un certo senso anche a gestire le emozioni e quindi abbiamo pensato che sarebbe stato molto bello poter ospitare i cani di Elisa appunto come compagni anche di compiti, no? Quindi proviamo a vedere come si sta a fare i compiti quando sotto il tavolo ci sono i cani. E nello specifico in questo caso io ed Elisa lavoriamo ormai insieme da tanti anni. Tutte le attività che organizziamo sono sempre introdotte da una lettura che ci aiuta a dare una cornice a quello che stiamo facendo e inoltre in questo caso abbiamo pensato anche di ritagliare un piccolo spazio affinché i ragazzi potessero leggere loro stessi alcune storie ai cani. Ovviamente questo è stato possibile grazie anche al fatto che i ragazzi e le ragazze che frequentano QBR sono esposti quotidianamente alla lettura ad alta voce. Qual è la cosa che ti porterai più dentro di questi momenti? È stato bello, anche molto interessante perché cioè, non è solo una lettura e basta, ma sono state anche esperienze con i cani e tutto, quindi è stato anche tanto bello. Anche perché io prima ai cani non mi ci avvicinavo neanche, invece adesso mi ci avvicino normalmente senza avere paura né niente, quindi questo. Attraverso anche questi momenti in cui si sta con gli animali ci si toglie un po' di stress, di ansie legate magari alla vita quotidiana. Per te è stato così? Sì, diciamo di sì, perché quando li vedi tutti rilassati, che si divertono, è come se te lo sei con loro, quindi sì. Quali sono state le tue emozioni partecipando a questa attività con gli animali? Mi è piaciuto molto quando abbiamo fatto l'attività con i cani, quando bisognava nascondere il biscottino e loro andavano a cercarlo da tutte le parti. Mi è piaciuto perché cioè, ho capito che anche i cani possono essere attenti e possono fiutare dove, no, cioè,
dove abbiamo nascosto il biscotto. Anche per te la lettura è una passione importante. Sì, mi piace molto e qualche volta prendo pure i libri in prestito da questa biblioteca. Cosa ha significato per te partecipare al progetto con gli animali e con la lettura? Un'esperienza, significa un'esperienza d'amicizia, fare amicizia con gli animali. E le letture sono divertenti, ci raccontano storie molto divertenti e mi piace tanto stare qui a QBR. Ecco, so che tu sei proprio appassionata di letteratura e addirittura hai scritto una storia. Sì, questa storia parla su due cagnoline, Zucca e Alchimia. C'era una volta una signora di nome Elisa, andava sempre in un doposcuola che si chiama QBR con due cagnoline di nome Zucca e Alchimia. Loro amano le coccole e sono molto simpatiche. Zucca era riflessiva e Alchimia era giocherellona. Loro due non sono le uniche, ma Elisa ha anche altri 5 cani e 29 cuccioli e si divertono tanto con loro e sono due amiche per me, Istrat. Ma prima urge. Ecco, Elisa forse è la dottoressa Mengozzi che abbiamo qui in studio. Dottoressa Pantuso, mi soffermerei proprio sulla voce e sul ruolo che può avere la voce nella costruzione interna dei bambini, dei ragazzi. Beh, sicuramente già dalle esperienze mostrate nel video dai ragazzi, dalle parole dette dai bambini e da alcuni giovani, ci dice già che cos'è la voce attraverso la lettura, no? Una ragazza dice non è solo una lettura e basta, proprio perché l'esperienza della voce, questo lo vediamo un po' negli studi della psicoanalisi, ma anche in tutti gli studi della teoria dell'attaccamento, porta un soggetto all'interno, come dire, di un bagno sonoro che lo attiva proprio sul piano, come dire, di reazioni biochimiche del corpo, no? Il bambino ad un certo punto dice è un'esperienza di amicizia, quindi è un'esperienza che fa un bambino, una persona che ascolta leggere rispetto al corpo, perché la voce ha la potenza proprio di entrare nell'aspetto corporeo dei bambini, ma anche delle persone. Anche noi ci ascoltiamo a seconda dell'intonazione piuttosto che del volume della stessa voce, noi viviamo un'esperienza che ci attiva o ci, mi concede il termine, mortifica, no? ci spenge, per cui la voce ha la funzione proprio di lasciare delle tracce di memoria, come direbbe il buon Freud, dentro di noi, che poi vengono in un secondo tempo recuperate nella vita. Quindi è un'esperienza soggettiva, ma è anche un'esperienza relazionale, come ci dice il bambino, no? Un'esperienza di amicizia. Perché? Perché nel momento in cui io ascolto l'altro, sono sintonizzato con l'altro, l'altro parla a me e questo crea un campo di relazione, un campo di relazione di cui tutti viviamo, quindi tutti siamo toccati dall'esperienza della voce, in qualche modo ci tocca generando in noi dei sentimenti, delle emozioni che ci portano poi ad avere pensieri su quello che siamo noi e su quello che è il rapporto con gli altri. Ecco, grazie alla dottoressa Pantuso. Dottoressa Mengozzi, invece il ruolo degli animali possono aiutare i bambini, i ragazzi a superare anche delle problematiche legate alla lettura? Beh, dipende. Sicuramente se ascoltiamo i racconti di famiglia, in più di un'occasione ci verrà riportato un episodio legato a un bambino, magari trovato a leggere al cane o a inventare una storia per il cane, in maniera spontanea. E quello già è un modo di rapportarsi che può dare un beneficio, appunto spontaneo. Se però ci sono problematiche specifiche, se ci sono difficoltà da affrontare in maniera più sistematica, è necessario che la lettura col cane venga inserita in una cornice dove ci sono delle figure di riferimento, penso ad esempio agli insegnanti, alla logopedista o in alcuni casi
alla psicologa, alla psicoterapeuta, magari alle figure che seguono poi il bambino o il ragazzo, in modo che quell'attività possa andare a insistere sulle aree, diciamo, di maggiore difficoltà e possa aiutare il bambino o il ragazzo a superarle, a riaffrontarle o a rileggerle anche solo in parte, perché a volte già quello è tanto. Con i cani non si fanno i miracoli, quello no, però il cane può darci un supporto fisico, perché magari si legge sul tappeto, toccando il cane, accarezzandolo, sentendolo rilassato, e questo induce comunque una sensazione positiva se il ragazzo ha un buon rapporto col cane, ma può anche darci una sponda emotiva, no? Una cassa di risonanza, sì, quando siamo in difficoltà, ma anche un aiuto a rileggerci, perché noi possiamo leggere a un cane che non ha giudizio, a cui non interessa quello che leggiamo o come leggiamo, ma gli interessa stare lì per noi in quel momento, ed è molto diverso dalle situazioni in cui magari si legge in classe di fronte agli altri o all'insegnante, oppure come quando da piccoli ci fanno dire la poesia, no? Ad alta voce davanti a tutti i parenti, e tu sei lì sulla sedia, la dici, però vai in ansia. E col cane questo non succede, perché il cane poi alla fine è lì per te a prescindere, anche se leggi male, anche se balbetti, anche se quella parola non ti viene o ti crea un problema. Questo sicuramente è un aiuto importante. Ecco, grazie. Io ringrazio la dottoressa Pantuso di essere stata con noi oggi. Grazie alla dottoressa Mengozzi, grazie. Buon lavoro. Noi ci prendiamo una pausa, torniamo tra pochissimo.